Si ribalta una vongolara falconara marittima, morto un pescatore, salvato il collega. Ubriaco perseguita l'ex compagna e danneggia l'edificio in cui abita la donna, arrestato dai carabinieri un 43enne di Mondolfo. Lavori alla Darsena Borghese, un liquido giallo finisce sul porto canale, allarmi passanti, scattano i controlli e l'assessore Brunori rassicura, sono ossidi di ferro di origine naturale. Carnevale e fiera sul lungomare di Sassonia-Fano, la protesta degli esercenti contraria, blocco della circolazione che danneggia le attività e fa calare i fatturati. Discorso notturno di Ivano Dionigi ha chiuso a Fano la 10ª edizione di Passaggi Festival a Mondolfo, conferita la cittadinanza onoraria a Francesco Guccini nell'ambito della rassegna Come un libro all'aperto. Cari telespettatori, buonasera e benvenuti a questa nuova edizione di Occhio alla Notizia. In apertura il grave incidente in mare avvenuto stamattina intorno alle 4.30 a mezzo miglio dalla costa di Falconara Marittima. Una vongolara sui 15 metri di lunghezza si è ribaltata con due pescatori a bordo. Uno è stato tratto in salvo da un'altra vongolara accorsa sul posto. Il secondo, il capitano Lauro Mancini, di 57 anni, purtroppo è deceduto. L'uomo potrebbe essere rimasto intrappolato nell'area della plancia di comando, ma le indagini sono ancora in corso. Sul posto la Guardia Costiera di Ancona e i sommozzatori dei Vigili del Fuoco che hanno recuperato il corpo del marittimo. A Marotta invece i carabinieri hanno dato esecuzione a una ordinanza di misura cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari nei confronti di un 43enne del posto che si è reso responsabile di atti persecutori e danneggiamento nei confronti dell'ex compagna. L'uomo infatti nel 2012 era stato arrestato per reati analoghi ed era stato sottoposto più volte ad accertamento sanitario obbligatorio. Il 43enne alternava episodi di violenza dovuta all'abuso di alcol a momenti di calma e lucidità che gli permettevano ogni volta di essere dimesso dalle strutture dove veniva ricoverato. Dalla fine di maggio però in più occasioni avrebbe minacciato e molestato la ex, a lui legata da un rapporto di convivenza durato circa 10 anni. L'indagato si è presentato ubriaco sotto la sua abitazione urlando frasi offensive, danneggiando il portone d'ingresso dell'edificio, le cassette delle lettere e la porta del garage. Così dopo le indagini e il provvedimento del giudice, i militari sabato scorso l'hanno portato nel carcere di Villa Fastigi. Passiamo alle lamentele degli esercenti di Sassonia-Fano che chiedono di liberare Viale Adriatico dalle manifestazioni che poi comportano la chiusura delle strade al traffico con disagi e ricadute negative sulle loro attività. Come tutti sappiamo, situazione anche solo quella della guerra ha portato a rincari, materia prima, costi fissi come luce, gas. Quindi noi dobbiamo stare lì a pensare a tirar fuori il lavoro, non ce lo devono togliere, così ce lo tolgono. La richiesta è forte e chiara e arriva dai titolari delle aziende e degli esercizi situati sul lungomare di Sassonia. Gli imprenditori si sono riuniti per protestare contro gli eventi in programma nel mese di agosto che comportano il divieto di circolazione dei veicoli in Viale Adriatico con ripercussioni sui fatturati delle loro attività. Quali sono i disagi? Che cosa chiedete? Ma allora il disagio è che qui hanno deciso di chiudere le strade il 13, 14 e 15 di agosto e in un momento, diciamo, in un momento particolare della stagione dove ci crea un disagio con delle difficoltà enormi, cali di fatturato, e che è impensabile di poter chiudere le strade in quel periodo lì. Nessuno è contro la manifestazione in sé, siamo tutti contenti, ben accetta, ma non in quel periodo lì. E poi c'è anche la fiera, quindi ulteriori giorni. Non solo, sì, altri 4 giorni di fiera. Quindi 4 giorni di fiera nel mese di agosto, più altri 3 giorni di carnevale, facciamo una settimana praticamente con le strade chiuse, totalmente chiuse, senza passaggio. Questa situazione, ha proseguito Luigi, coinvolge tutti, baristi, ristoratori, albergatori e comparto ittico. Io ho sentito anche il collega e amico Eros Bocchini della Newcopromo, anche lui in serie difficoltà. Qui noi non siamo stati avvisati da parte di nessuno e non abbiamo avuto nessuna comunicazione. È uscito un articolo ieri, non siamo stati contattati ancora da nessuno, non siamo stati contattati, manca la comunicazione. E comunque rimane il fatto che 13, 14 e 15 di agosto questa manifestazione non si può fare. Quindi prima il Covid, poi i rincari, un momento particolare anche per voi? Ma è il controsenso, io vedo il controsenso nel fatto che quei giorni che facevano la fiera, gli hotel chiudono,
ad agosto. Mi sembra una cosa fuori del mondo, addirittura il giorno prima che chiudono tutte le strade, prima ancora che arrivino le bancarelle, cosa succede? Succede che qui è il deserto dei tartari, non puoi avere accesso anche per i fornitori, tutte queste cose qui. Adesso riportiamo altri tre giorni durante il mese di agosto. Ci saranno altri mesi in cui, per dire anche giugno, vuoi fare la manifestazione, la facciamo. Però discutiamone anche insieme un attimino, perché chiaramente il disagio per noi è grosso, forse loro non se ne rendono conto, però noi ce ne rendiamo conto, e come se ce ne rendiamo conto, perché abbiamo chiaramente un incasso in meno, e in questi periodi gli incassi in meno non vanno bene, non vanno molto d'accordo. Tutti i problemi, hanno poi sottolineato, che si fanno ad aggiungere anche al pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico e alle soste blu. Chiaramente hanno influito, no? Una soluzione prima di tutto per quello che riguarda anche il carnevale, farlo magari fisso come è stato fatto l'anno scorso, senza occupare la strada, ma magari utilizzando il parcheggio del Rastat, oppure il parcheggio davanti al Pesce Azzurro, che tra l'altro con i stalli blu non c'è mai nessuna macchina, e in più aiutare anche le attività portando, invece che alle 10:30 il pagare il ticket per parcheggiare, portarlo alle 7:30 come succede in tutte le altre città. Un liquido giallo è finito lungo il Porto Canale alla Darsena Borghese. Questa è la segnalazione arrivata oggi alla nostra redazione da parte di un reporter di strada che ci ha messo al corrente dell'accaduto. Infatti, in questi giorni la ditta incaricata sta eseguendo i lavori sulla pavimentazione della cosiddetta passeggiata romantica nell'ambito del secondo stralcio dell'intervento di riqualificazione voluto dall'amministrazione comunale di Fano. Dopo la segnalazione abbiamo contattato l'assessore all'ambiente Barbara Brunori, che si è subito attivata con gli organi interessati e si è recata sul posto insieme alla polizia locale e ai militari della Capitaneria di Porto. L'assessore ci ha rassicurato sul tipo di materiale utilizzato, il quale è formato, ha detto, da ossidi di ferro di origine naturale che si scioglie in acqua. Nessun pericolo di inquinamento dunque, le barche sporcate dalla sostanza sono state subito ripulite e la ditta ha inviato comunque la documentazione con tutti i dettagli del caso sia alla Guardia Costiera che a tutti gli altri organi interessati. E il Comune di Fano fa sapere che giovedì 30 giugno il parcheggio dell'ex caserma Paolini verrà chiuso perché verrà effettuata una pulizia profonda del verde e dei rifiuti. Pertanto sia l'accesso che l'uscita saranno interdetti dalle 7 alle ore 17. A Pesaro invece il sindaco Matteo Ricci ha annunciato la riconferma del CDA di Aspes S.p.A. con Luca Pieri presidente. L'azienda, che è di proprietà pubblica e il socio di maggioranza è il Comune di Pesaro, si occupa delle attività di gestione relative ad esempio a farmacie comunali, cimiteri, impianti sportivi, gestione di eventi, verde pubblico e accertamento e riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali. Ringrazio il sindaco Ricci per la fiducia riconfermata, ha commentato Luca Pieri, a dimostrazione, ha detto, dell'impegno e del buon lavoro svolto in questi anni. Torniamo a Fano per parlare del grande successo riscosso da Passaggi Festival, che ieri sera ha chiuso la 10ª edizione. La consegna del premio speciale Francesco Guccini e il discorso notturno di Ivano Dionigi hanno chiuso la 10ª edizione di Passaggi Festival, che anche quest'anno ha confermato un ottimo gradimento da parte del pubblico. Tra gli ospiti di ieri anche il giornalista Marino Sinibaldi, la nota cantante Nina Zilli e il campione olimpico Alex Svazer, che ha presentato il suo libro intitolato Dopo il traguardo, una storia di cadute, di rinunce e di rinascite. Infatti, dopo l'archiviazione del secondo procedimento penale per doping per non aver commesso il fatto, Alex vuole tornare a gareggiare. Parla della mia storia, dai miei inizi fino al mio tentativo di andare prima a Rio, poi a Tokyo per le Olimpiadi, ecco, quindi c'è tutto. Diciamo che in generale la vita ha delle cose belle e le cose magari meno belle, che però ti fanno crescere molto. Che messaggio darebbe a un giovane che inizia una carriera sportiva? Uno sente dentro una passione per uno sport, è giusto che lo segua, ecco, anche se poi incontra delle difficoltà.
Sabato sera invece è stato conferito il premio fuori passaggio alla scrittrice Carlotta Vagnoli ed è stata premiata Chiara Croce, vincitrice del concorso di graphic novel Renko, una lettura tra le nuvole. Inoltre, in occasione del 50° anniversario dell'uccisione di Luigi Calabresi, il festival ha ospitato la moglie Gemma in piazza 20 settembre, che ha presentato La crepa e la luce alla presenza del vescovo Armando Trasarti. Infine, la chiesa di San Francesco ha accolto il giornalista albanese Tom Kuka. Flamma è il titolo del suo libro, che cosa significa? Calamità, questo è la traduzione in italiano, ma noi abbiamo scelto di, con la casa editrice di lasciare Flamma, come in albanese, perché anche il suono è diverso, ma anche perché non è proprio una calamità, è anche una condanna. Tra l'altro lei ha ottenuto anche un importante riconoscimento nel 2021. Sì, con Flamma ho vinto il premio europeo della letteratura, è una buona cosa, è una bella cosa, perché ti aiuta anche a essere tradotto non solo in Italia ma dappertutto un po'. Piazza Gremita anche venerdì sera per la consegna del premio Passaggi 2022 alla poetessa e saggista Dacia Maraini. Il comitato scientifico e la direzione di Passaggi Festival conferiscono a Dacia Maraini il premio Passaggi della 10ª edizione. La lettura della motivazione, la consegna del premio, la barchetta simbolo di Passaggi Festival viene consegnata dall'assessore alla cultura della Regione Marche. Che cosa significa per lei questo premio? Ma io credo che sia un atto di stima, siccome secondo me le donne hanno molto bisogno di stima, non di ammirazione, perché l'ammirazione è una cosa molto comune e poi si finisce per pensare al fisico di una donna, no? Ma invece una donna ha bisogno di stima, la stima riguarda il suo lavoro. Quindi per me, quando mi vengono dati degli attestati di stima per il mio lavoro, mi sento che non solo io, ma tutte le donne in qualche modo prendono una posizione più dignitosa. Caro Pierpaolo è il titolo del suo libro, che parla all'inizio di una lettera. Qual è il suo legame con Pasolini e a quale dei suoi scritti è più affezionata, se ce n'è una? Ma no, in realtà ci sono forse le sue poesie. Le poesie sue le amo molto, che sono molto belle. E il mio rapporto con lui era un rapporto di amicizia, di affetto. Abbiamo lavorato insieme, ha fatto la sceneggiatura del Mille e una notte, poi abbiamo fatto diversi lavori di doppiaggio, nel senso di trasformare alcuni film stranieri in film italiani. Poi abbiamo fatto tanti viaggi insieme, quindi ecco. È un rapporto di fiducia, di stima e di amicizia. Dopo l'appuntamento con la scrittrice è seguito l'incontro con il direttore dell'agenzia ANSA, Luigi Contu. I libri si sentono soli è il titolo del suo libro e io le chiedo, ma perché i libri dovrebbero sentirsi soli? Perché i libri hanno una loro vita, una vita propria, che è quello che ci ha sempre detto nostro padre, che poi ha scritto mio nonno e che poi ha ispirato questo libro. Hanno una loro vita, hanno dei loro sentimenti e quindi rischi di lasciarli da soli, se non li coccoli, se non li sposti, se non li leggi, se non li rileggi, se non li sottolinei, vanno vissuti e loro credo che qualcosa sentano. Secondo lei anche noi come libri ci sentiamo un po' soli delle volte? Sì, il libro è una metafora della vita, c'è dentro la nostra vita i nostri sentimenti e quindi come loro possono sentirsi soli anche noi. Devo dire che i libri sono un grandissimo sostegno, quando uno si sente solo e ha un bel libro davanti, la solitudine passa. È stata allestita una bellissima mostra qui alla chiesa di Sant'Arcangelo, di che cosa si tratta? Ma la mostra non è altro che rendere disponibili a più persone possibile i libri di cui parlo nel libro di cui abbiamo parlato, perché abbiamo trovato appunto un tesoro culturale, un tesoro di rarità, di cose belle, di riviste, di racconti, di documenti e abbiamo pensato facciamoli vedere a tante persone, perché tanta bellezza insieme ha un effetto molto positivo sulla nostra psiche. Giovanni Belfiori, una settimana ricca di appuntamenti, di ospiti, com'è andata? Beh, credo bene, perché il pubblico ha risposto bene, e ha risposto bene in tutte le sedi del festival, da quando abbiamo iniziato, perché per noi in realtà i giorni erano 9, 2 a San Costanzo e 7 a Fano. E devo dire che la risposta da parte dei lettori, del pubblico, è stata positiva. Si sono venduti tanti libri, dalle stime che ho fatto, ancora devo vedere i conti, siamo al più del doppio dell'anno scorso. E poi tanta gente, perché avevamo delle sedi in più, avevamo degli incontri in più, avevamo
tante presentazioni librarie. A Fano abbiamo avuto una media di circa 15 presentazioni librarie al giorno, quindi veramente numeri importanti, 15-20 al giorno, quindi numeri importanti che ci fanno ben sperare anche per una crescita ulteriore del festival. Dai prossimi giorni si comincerà già a lavorare per l'edizione 2023? Certo, noi iniziamo a lavorare già da settembre all'edizione 2023, ma in questo periodo, luglio-agosto, prepariamo il bilancio consuntivo, sia economico, ma anche in termini di problemi, di quello che non ha funzionato del 2022. E Francesco Guccini da sabato sera è cittadino onorario di Mondolfo. Standing ovation per Francesco Guccini, che sabato 25 giugno è salito sul palco di Piazza del Comune a Mondolfo, accompagnato dagli applausi di centinaia di persone. Al noto cantautore è stata conferita la cittadinanza onoraria, deliberata durante il consiglio comunale appositamente convocato nella stessa mattinata. Abbiamo deliberato unanimemente questo riconoscimento onorifico, che sancisce un legame sincero e reciproco del cantautore con il territorio e la comunità. Un'icona del panorama intellettuale italiano e patrimonio universale per i meriti dimostrati nella sua lunga carriera. Siamo di fronte ad un artista per il quale non ci sono definizioni che possano racchiudere i versatili e molteplici talenti, cui va riconosciuta prima di tutto una non comune profondità di messaggio e di contenuti. Il sindaco Barbieri ha poi omaggiato Guccini con una pergamena. A leggere le motivazioni del riconoscimento, il consigliere con delega alla cultura, Even Mattioli. A Francesco, che con la sua musica, i suoi scritti e la sua poesia ha saputo esplorare nel profondo l'animo umano, per l'amicizia autentica che da molti anni lo lega alla nostra città. Intervenuto nell'ambito della rassegna Come un libro all'aperto, dove ha presentato la sua ultima fatica letteraria intitolata Tre cene, dialogando con la conduttrice radiofonica Sara Zambotti. Con lui si è chiusa la serie di incontri del mese di giugno. Ora l'attesa si concentra sugli ultimi due grandi ospiti in programma. Il 6 luglio sarà la volta di Teo Teocoli e Gabriella Mancini, che in piazza dell'Unificazione a Marotta presenteranno il libro E il piede de Dios. Mentre la chiusura della manifestazione, il 7 luglio, nei giardini della Rocca di Mondolfo, sarà affidata al filosofo Umberto Galimberti, che insieme a Oriana Salvucci, di Non a voce sola, guiderà il pubblico alla scoperta delle emozioni, una terra ancora abbastanza sconosciuta. Cambiamo argomento. Umberto Carriera, fondatore del movimento Io Apro, e la sua compagna andranno a processo venerdì 1 luglio per aver filmato con il telefonino 20 agenti, ha spiegato il ristoratore, che hanno fatto irruzione nel mio ristorante vuoto alle ore 23 del 15 gennaio 2021. Carriera, che aveva protestato contro le limitazioni anti-Covid, aveva ricevuto diverse multe, poi cancellate dallo stesso Tribunale di Pesaro, che aveva disapplicato il DPCM. Hanno fatto fallire le nostre aziende, ha commentato Carriera, hanno segnato per sempre i nostri figli e la loro istruzione, hanno svenduto l'Italia ed ora ci vogliono arrestare tutti. Rischiamo fino a 5 anni di carcere, ha spiegato, ma continuiamo a credere nella giustizia. Ci vediamo venerdì a testa alta. Sensibilizzare i giovani alla donazione di sangue e plasma, questo è l'obiettivo di Avisfarno, che ha organizzato una 24 ore dedicata a 3 diversi tipi di sport, e il ricavato andrà in beneficenza, sarà devoluto al centro Itaca. Vediamo tutti i particolari nel servizio di Filippo Pucci. L'Avis Giovani di Fano organizza da sabato 2 luglio a partire dalle ore 18 fino a domenica 3 luglio allo stesso orario una 24 ore dedicata interamente allo sport. L'evento, intitolato Drops on the Beach, gocce sulla spiaggia in italiano, ha come intento quello di promuovere la donazione di sangue e plasma, che dall'inizio dell'anno è arrivato a quota 2100, con una buona crescita rispetto all'anno precedente. 3 le diverse discipline che potranno essere scelte dai partecipanti, come il paddle, beach volley e beach tennis. L'evento, realizzato grazie alla collaborazione dell'ANFAS, CSI di Fano, Sportland e Paddle House, si
svolgerà nei campi della nuova Beach House di Gimarra. Siamo molto contenti come gruppo giovani Avisfano di organizzare questo evento Drops on the Beach per sensibilizzare i giovani al mondo del dono, quindi donazione di sangue e di plasma, ma soprattutto è un evento solidale perché il ricavato sarà devoluto al centro ippico Itaca per sostenere principalmente le loro attività di ipoterapia. Quindi è importante la partecipazione di tutti per cercare di fare il bene ed aiutare il prossimo. Come funziona? Bisogna chiamare i numeri che vedete in sovraimpressione, Marco e Giovanni, sia chiamandoli oppure contattandoli via WhatsApp, e dovrete prenotare l'orario, quindi un'ora di tempo a disposizione per giocare e divertirsi, e scegliere anche la disciplina, quindi beach tennis, beach volley oppure paddle. Il giorno dell'evento verrà poi consegnato il kit e invitiamo tutti a fare un pagamento, diciamo, anticipato sia tramite PayPal ma anche venendo in sede il lunedì 27, mercoledì 29 e venerdì 1 luglio dalle 17 alle 19.30 presso la sede Avisfano. Ci saranno i nostri volontari pronti ad attendervi. Il kit verrà consegnato quando appunto arriverete alla struttura della nuova Beach House per giocare e il costo ricordo che è di 10 euro dove è inclusa la maglietta dell'evento personalizzabile, una bandana e anche poi cibo, acqua e frutta. E vi aspettiamo numerosi perché ovviamente più siamo, più ci divertiamo e soprattutto più aiutiamo. Ancora eventi, ieri sul lungomare di Fano si è svolta la manifestazione Piazza Banda, un raduno di bande musicali della provincia di Pesaro Urbino organizzato da Ambima. L'evento ha visto una grande parata con 11 bande, ben 300 musicisti che dal Lido hanno raggiunto l'anfiteatro Rastatt, dove si è tenuto un momento conclusivo in cui le bande hanno eseguito alcune tra le più popolari marce del repertorio bandistico. La manifestazione voluta fortemente dagli associati Ambima Pesaro Urbino ha voluto dare un segnale di presenza delle associazioni bandistiche dopo il lungo periodo di stop che le ha viste coinvolte, oltre, come ha sottolineato la presidente Giulia Giambartolomei, alla forte valorizzazione artistica, culturale e didattica che esse svolgono sul territorio. Ed ora apriamo l'album di Fano TV perché ieri il sindaco di Fano Massimo Seri ha festeggiato le 100 candeline di Livio Tombari, fanese doc dal vissuto denso di esperienze significative. Livio ha combattuto durante la Seconda Guerra Mondiale, è stato partigiano e ha ricevuto onorificenze prestigiose come quella di Cavaliere dell'Ordine di Vittorio Veneto, di Patriota delle Nazioni Unite. Auguri anche da parte di tutto lo staff di Fano TV e con questa notizia noi chiudiamo il nostro telegiornale. Vi ricordo l'appuntamento di domani mattina insieme al direttore Marco Ferri alle ore 7 per la lettura dei quotidiani. Buona serata.